Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo un attimo del significato della canzone Brividi. Ho sentito tante cover in giro, molto belle anche, però non so se tutti hanno capito proprio il senso di questa canzone. Vediamolo insieme dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, quindi di che parla questo Brividi, questa canzone bellissima? Io ho qua il testo e passo passo vediamo un attimo quello di cui parla questa canzone. Allora, intanto partiamo dal fatto che è una canzone che parla di un amore finito, quindi è un amore che sta finendo e anche burrascosamente, diciamo così. Quindi, quando noi andiamo ad approcciare a un brano del genere, come in tutti gli altri brani, dobbiamo sempre entrare prima in quello che è il vero significato della canzone per poterla esprimere al meglio. Quindi vediamo un attimo la prima parte. C'è Mahmood che dice: "Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti", quindi una metafora per dire che tutto andava bene. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. Quindi c'è già questo contrasto. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai? Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo, dai, non scappare da qui. Perché solitamente quando i rapporti non vanno bene, a volte si pensa che con il sesso si possa risolvere, ma non è quella la vera via di fuga dal fondo, dice qua. Quindi non lasciarmi così, nudo con i brividi. Quindi questa è la prima parte. E quando si va a cantare, io ho visto fare tipo: "Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi." Una frase troppo melodica per essere cantata, cioè sembra una frase d'amore, invece qua bisogna essere un po' più ritmici, come lo è Mahmood, anche perché è il proprio stile. Ovviamente non per imitare lui, ma per entrare insomma in quel mood di Mahmood e quindi cercare di essere un po' più staccati e soprattutto un po' nostalgici, un po' tristi. Non è un amore bello che è all'inizio, ma è alla fine. Quindi io la canterei più o meno così. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai. Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo, dai, non scappare da qui. Non lasciarmi così, nudo con i brividi. Ok, arriviamo al ritornello dove lui dice: "A volte non so esprimermi", cioè praticamente questo ragazzo non riesce a esprimere le proprie emozioni, quindi non riesce a buttare fuori, a dire ti amo alla propria ragazza. Quindi dice: "Non so esprimermi, ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Ti darei tutto, ti vorrei rubare un cielo di perle", un'altra metafora per dire qualsiasi cosa per te, "e pagherei per andar via. Accetterei anche una bugia, nel senso che per andare via da una storia è così difficile che lui pagherebbe pur di riuscire a dire basta, però non ce la fa neanche a dire basta. Accetterei anche una bugia e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre." E mi vengono i brividi. I brividi sono anche sinonimo, insomma, di una sensibilità particolare, quindi una fragilità anche. E quindi nudo con i brividi. Ci sono due parti, c'è quella alta di Mahmood e quella bassa di Blanco. Quindi Mahmood fa: "E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherei per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e mi vengono i primi. Arriviamo alla parte di Blanco, dove
praticamente fa una descrizione un po' di questa donna, di questa ragazza o ragazzo, poi ci sono pareri, magari dedicato a un altro uomo. Tu che mi svegli al mattino, tu che sporchi il letto divino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera. Quindi qua fa un paragone che può significare sia proprio gli occhi che ti vogliono ammaliare da vipera, oppure comunque con una piccola leggera cattiveria proprio dentro di sé. E infatti dice: tu sei il contrario di un angelo, sarebbe un diavoletto, però sei anche come un pugile all'angolo, quindi sempre un po' sulla difensiva, un po' chiusa. Questo è un altro paragone. E tu scappi da qui, mi lasci così. Quindi come se non volessi affrontare davvero la situazione, ma andare via scappando e lasciandolo sempre nudo con i brividi, come dice poi il ritornello. E quindi anche questa parte non è una parte proprio felice, quindi sempre molto intima. Infatti, Blanco, tu mi svegli al mattino, tu che sporchi il letto divino. Mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci così, nudo con i brividi. Questa è la parte che fa Blanco. Comunque, ho fatto un video dove ci sono entrambe le voci distinte e separate. Vi lascerò il link qui su del video. E pagherei per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Qua si arriva a una parte un po' più forte, dove Blanco si arrabbia un po'. Dimmi che non ho ragione, vivo dentro una prigione. Scusa, qua è importante dare un ritmo. Anche perché è proprio lo stile di Blanco. Se voi ci fate caso, in tutte le sue canzoni, lui che è tutta lui dà sempre il ritmo quando, oppure mi fa impazzire. E Blanco è questo, quindi è importante dare ritmo. Facciamo di nuovo. Dimmi che non ho ragione, vivo dentro una prigione, provo a restarti vicino, ma scusa se poi mando tutto a puttane, non so dirti ciò che provo, è il mio limite, per un ti amo mischiato tra un attimo questa scala, perché l'ho sentita fare in modi diversi. Facciamola un attimo lentamente. Per un parte con il si, re, mi, fa diesis, sol, la, do, si. Queste sono le note. Facciamola lentamente un attimo. Per un ti amo mischiato facciamo di nuovo. Per un ti amo mischiato droghe e lacrime. Per un ti amo mischiato droghe e lacrime. Questo veleno che ci spulsiamo ogni giorno, io non lo voglio più addosso. Quindi qua, tornando un po' al significato, Blanco dice: dimmi che non ho ragione, vivo dentro una prigione, cioè dimmelo se non ho ragione, ma discutiamone, vivo dentro una prigione, mi sento stretto in questo rapporto, provo a restarti vicino, ma poi mando sempre tutto a puttane, cioè rovino sempre tutto. Non so dirti ciò che provo, è un mio limite, quindi questa persona non riesce a esprimere i propri sentimenti, è un mio limite, per un ti amo. Ho mischiato droghe e lacrime. Per un ti amo, ha dovuto drogarsi e piangere per dirlo. Almeno questo è quello che arriva a me.
Poi nei commenti voi scrivete un po' se avete altri aneddoti, altre vostre idee, scrivetelo in modo che ci confrontiamo e capiamo insomma quello che ognuno le arriva. Quindi questo veleno che ci sputiamo ogni giorno addosso, io non lo voglio più addosso, cioè è una cattiveria continua, quindi immagino questi che litigano e si dicono le peggio cose, come si dice a Roma, e quindi lo vedi, sono qui. Su una bici di diamanti, uno fra tanti. Quindi significa io sono già pronto a voler volare con te su una bici di diamanti. Io sono disponibile, lo vedi, sono qui su una bici di diamanti, ma uno fra tanti, perché magari lei o lui, l'altra parte, non ha come riferimento una sola persona, ma tante. Almeno questo è quello che penso io. Poi ditemi la vostra. Quindi, va qua. Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno, io non lo voglio più addosso. Lo vedi, sono qui, sono bici di diamanti, uno fra tanti, nudo con i piedi. E fa di nuovo il ritornello. Quindi, e finisce così. Quindi ditemi quello che pensate voi di questa canzone. Non solo che è una canzone fatta bene, bella, dove le voci si intrecciano perfettamente, ditemi un po' quello che vi arriva proprio dal senso di questo pezzo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!